firma contratti. Una volta che sono stati approvati i progetti, ma sono firma i contratti. E guarda caso, nei contratti, cioè nei contratti normalmente si dice valgono le clausole del capitolato d'appalto, quindi io faccio fare un capitolato su una casa e ci deve fare un muro spesso 30 cm con laterizio da un lato, con 2 cm e mezzo di tono per parte, stabilitura e pittura, e quando firmo il contratto io vedo il capitolato. E in tutti i capitolati del mondo, o che si fa riferimento, in tutti i contratti del mondo, che si fa riferimento al capitolato, oppure che si riprendono le clausole del capitolato, copia e incolla e si mettono sul contratto. Qui hanno fatto il copia e incolla di 2 pagine, guarda caso saltano 20 parole. Indovinate quali? I rifiuti, il CDR deve essere incenerito nelle more dell'entrata in funzione dell'inceneritore, salta. Pasolino, che dichiara che il contratto è conforme all'ordinanza, che non è vero, quando gli ha chiesto, scusa ma ti rendi conto che il tuo contratto è diverso dal capitolato d'appalto? Lui risponde, l'ho firmato ma non l'ho letto. Cioè, peccato che si tratti di un contrattino da 1 miliardo di euro, cioè, lui l'ha firmato ma non l'ha letto. E comunque Pasolino è riuscito in un'impresa titanica, che è questa. Normalmente quando un'amministrazione fa un contratto, cosa fa? C'è il capo dell'ufficio contratti che prepara il contratto e poi lo sigla. E poi lo presenta al sindaco, al presidente della regione, che lo firma. Nel contratto firmato da Pasolino non c'è nessun'altra firma. E quindi Pasolino è riuscito a fare una cosa geniale, è riuscito a scrivere un contratto senza leggerlo. È una battuta, ma è vero, cioè, dal punto di vista amministrativo è vero. Cioè, uno che c'ha questa faccia qua di dire non ho firmato un contratto, ma non l'ho letto, dovrei andare a casa subito. Ma non perché ha fatto dei falsi, ha fatto dei reati, semplicemente se fosse una nazione civile, questa persona qua avrebbe dovuto andare via. E dico, scusa, io ti do i miei soldi, ma non ti firmo un contratto da 1 miliardo di euro che non lo leggi. Ma vai a casa. Questa è la sintesi della prima parte, dopo se volete vado avanti, se no... Allora, dagli impianti così costruiti non usciranno mai i prodotti previsti. Il CDR non è CDR perché c'è un frullato di rifiuti che viene separato una parte più o meno secca e una parte più o meno umida. Ma non sono mai state controllate le qualità dei prodotti in uscita. Allora, se io sono un sindaco e, per esempio, devo appaltare i servizi di mensa, vedete che devo portare i servizi di mensa di una città di 50.000 abitanti, dico, siccome è tanta roba, allora chi vince l'appalto mi deve costruire la mensa e poi fornire i pasti. E quindi quando vado a collaudare questo appalto, che è un appalto di servizi, perché anche questo è un appalto di servizi, vado a collaudare la qualità del servizio che ho portato. No, quello che ho detto, il servizio non lo controlleranno mai. È come se io portassi il servizio di mensa e non andassi mai a controllare la qualità del cibo che do ai bambini. Questi qui hanno fatto uguale. Sono per 100-150.000 euro a testa e non sono mai creditati di andare a fare nessun controllo, nessun compito, nessuna frazione organica che non era mai stata stabilizzata e su CDR che non era CDR. Sono le banche, che non sono mica scemi, si cautelano. Avevano fatto fare una perizia esterna. Il perito esterno gli ha detto questi impianti non faranno mai CDR e loro cosa hanno fatto? Gli hanno fatto cambiare la relazione, cioè questo ha scritto questi impianti non faranno mai CDR, dopo un mese sono fuori la relazione gli impianti faranno CDR, no? Però loro fanno una lettera a parte nella quale l'impregilo si impegna a additivare il CDR quando si andrà ad incenerirlo con degli altri materiali ad elevato potere calorifico, quindi pneumatici, per garantire che producano il calore che ci voleva, cioè per garantire che il chipset rientri nelle tasche delle banche. Peccato che sia un'operazione illegittima anche questa. Questo era l'impianto di Giuliano, il capannone che doveva provvedere alla stabilizzazione della frazione organica, come vedete è pieno di rifiuti. L'ho messa lì tanto per vedere che era la condizione degli impianti. Questo è la taverna del re, quello che avete visto prima praticamente. Tanto per avere un'idea delle dimensioni. È più grande di Italy. Quella farina di bianco è un autoarticolato. Questo.
continuo di quella massa lì pesa circa una tonnellata e mezzo. Questa è la discarica di Villa Ricca. Questo è il percolato che stava per farci male. Perché? Perché le discariche erano state previste per contenere frazione organica stabilizzata. Invece quello che ci andava dentro non solo non era stabilizzato, ma era additivato con un bacio che veniva da qualche altra parte. Questa è la famosa inchiesta dei 25 per cui è andata in carcere da De Gennaro, eccetera, che è partita da queste segnalazioni che mi ha fatto io, mio collega Somma 2, rispetto alle discariche, perché in queste discariche, rispetto alla piovosità, andavano fuori 3-4 volte di percolato, rispetto all'acqua che si pioveva su. Quindi era evidente che ci arrivava della robaccia da qualche altra parte, fanghi, eccetera. Metà ce la definisce la De Gennaro. Esatto. Solo che, scusa, io gli impianti, prima di stare qua, gli impianti di cosa visto non l'avevo mai visto. Cioè allora, perché un ingegnere civile che viene da Mantova riesce a capire queste robe qua e tutti i mega tecnici galattici dell'università campane no? Perché io sono furbo e io sono scemo, credo. Ci sarà anche una ragione, provate a immaginare qual è. Questa è la misurazione che abbiamo fatto con un affarino che è grande un po' di più di questo, che si chiama PID, Photoionization Detector, appoggiate sulla discarica, sul corpo della discarica, è stato fuori, segnala, 365 parti per milione di cloro per vinile. Ora, io ho fatto il consulente di Felice Cassone, progetto del petrolchimico di Marghera, relativo alle morti da cloro per vinile, quindi la conoscevo bene la sostanza. Il limite nelle fabbriche americane per gli operai, che è un limite più elevato di quello per la popolazione normale normalmente, è 1 ppm. Lì sulle discariche c'erano 365. Il che significa che da lì, che lì ci arrivava chissà cosa da qualche impianto chimico. Noi abbiamo presentato questa cosa, subito i tecnici dell'ARPA ci hanno contestato dicendo che lo strumento non funzionava. Strumento appena tarato, io ho detto, ma scusate, ci avete i gas cromatografi, fate il paglino e lo misurate voi. Per questa discarica è stato incriminato il mio utilizzo Catenacci. Questa è il caso delle discariche, che praticamente usano un telo solo. Cosa che negli altri stati e anche da noi in Lombardia non si usa più, nel senso che di teli ce ne sono o due o tre, perché sotto il primo telo c'è un sistema di raccolta del percolato, sotto il primo telo c'è un altro sistema di raccolta del percolato, e così se succede qualche casino, si buca qualcosa, il percolato viene raccolto, e a volte si fanno anche discariche con tre teli, quindi con tre sistemi di raccolta del percolato. Qui, visto che non c'erano problemi ambientali, mette questa cosa qua che poi è stata scritta nella legge anche del governo Berlusconi sulle scariche, che assolutamente nell'ambito di un'analisi di rischio è una cosa che non funziona e non esiste. Questa era la discarica di Montesanto dove abbiamo misurato il CVM. Come vedete c'è quello percolato. Questi sono i teli che si gonfiano perché il percolato passa sotto i teli, produce biogas e fa gonfiare i teli come dei palloncini. Lì distante 100 metri dalla discarica ho trovato il percolato. Sapete cosa mi ha detto il geologo della provincia di Benevento? Ah, ma guarda, ingegnere, c'è stato un piccolo problema perché il percolato è filtrato attraverso un tubo della luce. Secondo lui c'erano centinaia di metri cubi di percolato, ma passato attraverso un tubo prolungato dell'impianto elettrico. Tanto per dirvi come anche i sistemi di controllo affrontavano questi problemi qua. A 3 km da questa discarica non si poteva stare, io ero andato in albergo a 3 km e la mattina non sono riuscito a fare colazione. Questo è il sistema di abbattimento dei gas di discarica in uso a Macchia Soprano in tutte le discariche della campagna. Sono degli spruzzini di profumo. Va bene? Cioè, mentre la legge prescrive che la messa in funzione degli impianti di captazione del biogas, in campagna il biogas lo trattate come facevano le donne francesi che non si lavavano ma si abitavano. Io ho finito, grazie a tutti.
tossici. Sono due storie che alla fine dopo si uniscono, però noi, io mi ricordo che avevo fatto parte di un gruppo in Lombardia nel 1994 che trattava dello smaltimento dei rifiuti tossici in Campania. Quindi al mio paese si dice che sapevano solo in tre che c'erano i rifiuti tossici, uomini, donne e bambini. Cioè, dopo se ne sono accorti quando le porcherie, i veleni dei rifiuti tossici smaltiti sono arrivati nella catena alimentare. Allora ci se ne accorge. Però lo sapevamo tutti, anche prima. Grazie.